cari amici, e concludo, è solo con quest'amore, ma ne basta anche una goccia. È solo con quest'amore che si può sconfiggere l'invidia. E il luogo della battaglia tra l'amore e l'invidia non è esterno all'uomo, è tutto al suo interno, nel suo stesso cuore. È nei nostri cuori che si gioca questa battaglia e in essa anche il destino dell'umanità dell'inizio di questo nuovo millennio. Gesù aveva detto: dal cuore provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Ecco perché c'è bisogno di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo, di una visione alta, universale, di una grande passione che muove e commuove. E tutto si gioca nel cuore di ciascuno di noi e nel cuore di coloro che incontriamo e anche nel cuore delle nostre città, nel cuore delle nostre città, delle nostre società, andando nel profondo, ricordandoci che un leggero movimento del cuore provoca in superficie poi terremoti, saltari, fa cadere palazzi e muri di incomprensione e fa sorgere una nuova pianta. Aveva ragione quel sapiente ebreo quando affermava: se vuoi cambiare il mondo, inizia a cambiare il tuo cuore. Bene perciò hanno fatto gli organizzatori a mettere a tema i vizi capitali. Bene perciò facciamo noi a riflettere su di essi. L'augurio è quello di svuotare almeno un poco i cuori, a partire da quello di ciascuno di noi, da queste passioni malvagie e in particolare dall'invidia che avvelena i cuori e distrugge la convivenza. Ma l'amore è più forte dell'invidia e l'amore costruisce, non distrugge. E permettetemi una conclusione da vescovo ternano: è dura, perché l'amore è come l'acciaio inossidabile. Grazie.